anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Ci siamo svegliati finalmente all'alba. Da quando è cambiato l'orario non ce l'avevo mai fatta, e adesso finalmente ce l'ho fatta. Il problema è che non so dove andare. Vediamo un po' che spot andare a fare. Proverei qui al molo. In realtà dovrei andare a Martinsicuro, dove c'è l'amico Peppe, sicuramente, che potrebbe darmi qualche dritta, ma a quel punto avrei perso troppo tempo. Quindi andiamo, passo al molo e vedo quanta gente c'è, e poi decidiamo. Ok, qui non c'è nessuno, quindi vado qui. Sono vestito borghese, ho la sacca nuova, più grande, che ho comprato al Peppe Fishing Shop, l'amico Peppe. Compri l'usato pari al nuovo, c'è un venticello, niente male, però non fa freddo, nonostante io non abbia preso il cappellino. Però vediamo, ragazzi, facciamo questa albetta. C'è una leggera ondina che purtroppo dà fastidio. Non abbiamo i seppiolari, non stanno qui su questo molo, ma stanno lì giù, e quindi è tutto il molo per me. Molo Silvestro, sei mio. Sono uscito per Penento, che famo? Ragazzi, io sarò un malato di spigole, ma a me questo mi sembra un'acqua da spigola, tant'è che mo qua ci lanciamo subito un Mommotti. Ce lo sparo con gusto. Ci abbiamo un finale un po' fatticcio, che avendo la montatura
fatta, concepita per il Serra. Parliamo di 0,33, però come dire, la canna è adatta a più scopi. Peschiamo perpendicolare alla scogliera, ma in realtà io vorrei pescarci parallelo. Guarda qua che giro d'acqua. Andiamo più su, andiamo in pizzo alla molo. Andiamo in pizzo al molo perché lì è più movimentata l'acqua. Guardate qua, seppie a gogo. Mi sembra meno l'anno scorso, ma tanto se insistono con questa pressione, l'anno prossimo ce ne saranno ancora di meno. Mi dispiace, ma il troppo storpia, ragazzi, se non lo capite, non lo capite, vi posso fare niente. Adesso
qui devo cominciare, faccio un lancio con Momotti e poi il target insomma va bello che definito, quindi se stiamo a Se stiamo a Serra. Vorrei che abbiamo messo le reti qua, vedo una boa. Mettiamo questo needle perché noi vogliamo prendere il Serra. Forse un po' presto per i needle. Li hanno presi con, da come ho capito, con i Momotti. Però noi proviamo un po' controcorrente, come sempre proviamo il needle. Questo è il needle al quale io sono aficionados. L'acqua è cresposa oggi.
Che spettacolo! Ci siamo quasi all'alba, anzi, il sole è lì che fa capolino nella foschia. Io attività in superficie non ne vedo e poi mi sembra che ci siano ste cavolo di reti che sicuramente non aiutano l'ingresso del pesce. Proviamo con un'esca che ci lavora sotto, eh. Proviamo sto sciaddino che ho piombato con il filo di piombo. Proviamo l'incaglio come mi ha consigliato iscritto al canale di cui non ricordo il nome, ma comunque, vedete, i consigli io li seguo. Adesso questo lo faccio proprio in mezzo. Questo qui proprio siamo in scogliera, peschiamo dentro e va molto bene. Non so se sta a corrente. Thank you.
ragazzi, c'è. Cazzo, cazzo, raga. Sapevo. Ferrata non gliel'ho data, Peppe. La ferrata gliel'ho data. Eccolo qua, il primo serra. Il primo serra di stagione. Oh. Vabbè, forse non sarà la miglior guadinata della vita. Ce la facciamo? Eccolo qua. Cazzo. Antaus. Antaus. Eccolo. Wow. Un moschito c'è. Yeah. Yeah, yeah. E adesso finalmente usiamo il guanto di Peppe, grande, grande artificiale, e anche quello di Peppe. E adesso slamiamo il serracchiotto. Mangiato bene. Grande. Grande, grande, cioè non è proprio grande, grande, quasi quasi lo ributto, però non saprei. Ributtiamo che non è tanto grande. Vivi. Che devo dire, le emozioni sono sempre forti quando ti svegli la mattina presto, fai tutto un ragionamento, provo qua, provo là, poi vai sul posto, non vedi nessuno, ti scoraggi, dici come cazzo è che non c'è nessuno, e poi invece il mare ti dà ragione e ti premia. La pesca è così, una cattura ci fa passare il ricordo di mille cappotti subiti e ci ridà la carica per andare avanti. In questo caso mi sento di ringraziare il maestro Peppe del canale Pillole di Spinning, perché mi ha dato tutta una serie di consigli che sicuramente mi hanno aiutato in questa cattura, e sicuramente l'artificiale che ho me l'ha fatto prendere lui, quindi mi sento in dovere di ringraziarlo. Ringrazio lui e ringrazio il maestro Ruggero, il professor Peppe e il maestro Ruggero. Diciamo Peppe per lo spinning al serra e Ruggero per quello alla spigola, ma lì vedo una cacciata, scusate, ciao.